Bentornati sulla mia Digital Bench e soprattutto bentornati sull'erba medica con Ciao! Emanuela. Allora, piccoli consigli con Emanuela sul mal d'auto, sia per noi ma soprattutto anche per i nostri animaletti Eh pelosi. sì, Caterina, non è un problema solo dell'estate, ma è un problema per sempre. Chi soffre di mal d'auto ovviamente ha sempre questo senso di nausea, eccetera. Benissimo, i fiori australiani, bush flower, fiori australiani, come li vogliamo chiamare, ci possono venire in aiuto. Ci sono appunto dei preparati fatti apposta per questo tipo di problematica. Si cominciano a prendere una settimana prima del viaggio, 7 gocce la mattina come prima cosa che si fa e 7 gocce la sera come ultima cosa Ok, che si ma fa. questo va bene sia per il mal d'auto che nave, Per la aereo. nave è consigliabile cominciare 15 giorni prima Ah, perché il ok. viaggio è un pochino più Impegnativo. difficile. Poi, se proprio il nostro mal d'auto è forte e non riusciamo a superarlo, abbiamo questo senso di nausea, un consiglio è quello di portare con sé delle gomme da masticare piuttosto che non delle caramelle allo Ah, zenzero, ok, facciamole vedere queste che magari che è un possono essere ottimo utili. antinausea o anche delle Ok. goccine di zenzero. Zenzero. Però, come soffrono di mal d'auto noi umani, anche i nostri amici pelosi. Possono soffrire di mal d'auto, soprattutto se sono molto piccoli, si agitano, sono stressati. E anche per loro la natura, la floriterapia ha messo a punto dei composti, per esempio questo, che può essere utilizzato per superare il mal d'auto o anche tutti gli stati di stress e di ansia generati per esempio dal cambio di casa, dal fatto che Spostamenti. dagli spostamenti, ma anche per esempio se debbono andare in pensione per qualche giorno perché ci allontaniamo, anche a loro manca il suo amico umano e Certo, quindi sono ci sono dei stressati. E rimedi molto anche per loro interessanti. si possono spruzzare questi fiori australiani sulle gengive, sul muso, oppure se ne può mettere qualche goccia in un pochino d'acqua facendogliela bere 2 volte al giorno. E così anche loro potranno vivere con meno ansia le vacanze o i E loro trasferimenti. relax. Bene, Emanuela, ti ringrazio e do l'appuntamento con tutti i curiosi di quello che può essere il mondo di un'erboristeria con l'erba medica a sabato prossimo sulla mia Digital Bench. Ciao! Ciao!